Un minuto con Padre Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo, la cella numero uno, i luoghi che hanno visto la presenza del nostro caro Padre Pio da Pietrelcina, per raccontarvi quello che accadde a Giovanna Russo. Giovanna si preparava per andare da Padre Pio e partecipare alla Santa Messa e passò a salutare la mamma che era malata di cuore. Quel giorno la mamma ebbe una forte crisi e stava veramente male. Lei voleva fermarsi a casa con la mamma, tenerle compagnia, ma la mamma le disse: "Vai in convento immediatamente, vai da Padre Pio, partecipa alla sua messa e soprattutto digli di pregare per me." Un po' titubante, Giovanna subito corse verso il convento, salì qui ai Cappuccini. Padre Pio stava confessando nella chiesetta antica alle donne. Chiese, riuscì a passare e soprattutto per dire qualcosa a Padre Pio. Ecco, le permisero di superare un po' di persone, ma soltanto per chiedere a Padre Pio: "Padre, mia mamma mi ha chiesto di venire da lei e chiedere di pregare per lei, perché sta veramente male." E Padre Pio disse: "Ma tu vedi sempre tutto nero? Vuoi vedere che tua mamma adesso sta parlando con le sue amiche?" Giovanna rimase un po' così attonita, soprattutto per la battuta e il sorriso di Padre Pio. Infatti lei continuò a pregare, si mise in un angolo della chiesa, partecipò alla celebrazione eucaristica e la vide un frate, un certo padre Luciano De Paola, da Capracotta, che in quel momento stava organizzando un po' per l'ordine, per far passare le persone, quindi partecipare alla messa e allo stesso tempo anche per far confessare le persone, in questo caso le donne, da Padre Pio. E la vide, la conosceva, la vide un po' così, e le chiese: "Che cos'hai? Mia mamma sta male." Le raccontò anche la risposta di Padre Pio: "Ma come? Proprio tu non credi a Padre Pio?" Al termine del suo servizio, Padre Luciano si offrì proprio di riaccompagnare Giovanna a casa e nel momento in cui entrarono i due in casa, videro la mamma in lieta conversazione con le sue amiche.